Il nerdocalcio si trova in un momento quasi idilliaco, specialmente se si considera l'andamento di inizio stagione. Il sodalizio guidato dal presidente Donadei era scivolato nell'autunno scorso all'ultimo posto in classifica e le prospettive apparivano davvero scure. Tuttavia, la dirigenza neretina ha voluto prendere il toro per le corna con tre acquisti nel mese di novembre. Tra questi l'attaccante Martellotti e non è mancata una puntellatura per il centrocampo e la difesa. Da qui ben 10 risultati utili consecutivi e la capacità di fermare squadre molto attrezzate per la categoria. 7 punti nel girone di ritorno. Il pareggio contro il Grumentum per 1-1 può essere visto in chiave positiva, perché se è vero che il Nardò è ancora in zona play-out, è pur vero che la situazione è ben diversa, in positivo rispetto allo scorso anno. Contro il Brindisi sarà scontro diretto al Fanuzzi. Non sarà facile con il pubblico di casa. Il direttore sportivo del Nardò, Andrea Corallo, si dice fiducioso per il prossimo turno esterno, perché col rientro di Pantano l'organico neretino è al gran completo. Il Nardò teme tra gli avversari brindisini l'ex Ancora ed il capitano Dino Marino. 26 punti in classifica per il Nardò e 29 per il Brindisi. Ci si attende un match infuocato.